Per fare questo lavoro ho utilizzato questo punto traforato di cui vi lascio il link nell'info box, che come vedrete si sviluppa in 4 ferri. Si sviluppa in 4 ferri, ma bisogna montare un numero di maglie multiplo di 3. Un'altra cosa da sapere è che questo coprispalle va lavorato così, in maniera senza aumenti e senza diminuzioni, quindi dovrà essere fatto praticamente un rettangolo. In pratica vi faccio vedere, montando qui ad esempio un numero di maglie multiplo di 3, quindi multiplo di 3, noi procediamo nella lavorazione in questa direzione, facendo il motivo appunto traforato dei ferri. Una volta finita la lavorazione, quindi chiudiamo la nostra lavorazione e poi cuciamo questo lato a quest'altro lato, senza fare praticamente nulla, lo cuciamo, quindi cuciamo un rettangolo. Che succede poi? Che con il fiore noi andremo, vedete? Andremo a stringere e quindi a formare queste pieghe. Quindi ecco, lo schema di questo coprispalle è molto molto semplice. Un'altra cosa da sapere è che ad esempio il mio coprispalle misura in totale 118 centimetri e ho preso anche in considerazione il fatto non solo della grossezza, della grandezza della lana, dello spessore della lana e del numero dell'uncinetto, ma anche del fatto che questo tipo di filato tende ad allentarsi nel tempo, e quindi ho pensato, ecco, di farlo non troppo larga. Quindi questo lo dovete valutare voi, ma è un tipo di lavorazione che è fatta appunto in quel modo al rettangolo. Voi ogni tanto ve la potete provare e vedere se la lunghezza è quella adatta per voi, e andate avanti nella lavorazione il numero di volte che volete, tenendo sempre presente che questo punto appunto si sviluppa in 4 ferri. Io ad esempio mi misura 118 cm e ho fatto il motivo 21 volte, quindi 21 volte i 4 ferri, quindi il numero di ferri dovrebbe essere 21×4, cioè è 21×4, e poi ho aggiunto 13 ferri di lavorazione a maglia rasata. Ecco qua, che è poi il punto in cui io ho annodato il fiore. Anche del fiore c'è il video tutorial che vi metterò nell'info box. E la stola è praticamente fatta, o stola o coprispalle. Per rifinirla sotto io ho anche qui intrecciato un filo, come vedete, argentato dorato lamè, come anche ho fatto nel fiore, e ho creato questo motivo, ma è davvero semplice semplice semplice. Quindi ho fatto un motivo partendo da qui e facendo in una stessa maglia 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte, poi ho fatto 3 maglie basse e di nuovo 5 maglie alte in una stessa maglia, 3 maglie basse e di nuovo 5 maglie alte in una stessa maglia, e ho proseguito così, iniziando, ecco, all'inizio dopo finita la maglia rasata, e ho finito dalla parte opposta dove invece inizia la maglia rasata. E quindi è veramente semplice, insomma. Spero che vi piaccia, che possiate farlo. Se usate una lana grossa come ho fatto io, lo realizzate veramente in un tempo brevissimo, e è un regalo veloce da fare, sia come pensiero di Natale, ma anche ad esempio di un compleanno, perché è veramente d'effetto. Se poi lo fate ad esempio tutto la me, pensate insomma quanto viene carino. Va bene, io vi lascio e vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale, in modo che se vi piace ovviamente quello che faccio, in modo da incentivare la mia attività, e niente, ci vediamo al prossimo video.